Aeronautica, bellissima la livrea all'Italia, affiancata da due pennellate di fumo bianco, ma chi è stato distratto non si preoccupi, perché fra qualche istante il passaggio verrà ripetuto con ingresso da sud, quindi dalla vostra sinistra. Grazie. Completa l'ampio 360 questa inedita formazione di volo, e quindi l'invito è preparare la macchinetta fotografica, perché i ragazzi faranno il bis. La 319 fa parte della famiglia degli A320, comprende la famiglia degli A320 dei modelli con dimensioni leggermente più piccole, quali la 319 che state ammirando poc'anzi, e il 318, oltre ad avere una versione allungata chiamata A321. Sono tutti aeroplani a medio raggio per l'aviazione civile e per il trasporto di passeggeri. La prima consegna di un velivolo della 320 ebbe luogo nel 1988. Questo velivolo fu il primo aereo civile con il pilotaggio fly-by-wire esclusivamente digitale, quindi praticamente tutti i comandi, mentre una volta dalla cloche a tutti le parti mobili vi erano proprio dei veri e propri cavi di collegamento con il fly-by-wire, di fatto si ha in mano una sorta di joystick, per cercare di semplificare la spiegazione, e i comandi sono tutti gestiti da un computer di bordo. Fino ad oggi i membri della famiglia A320 hanno riscosso un ottimo successo di vendita. Pensate che ne sono stati venduti quasi 7.000 esemplari in tutto il mondo. Dal punto di vista commerciale, il maggior concorrente sul mercato dell'Airbus A320 è rappresentato dalla famiglia dei Boeing, in particolare il 737, giusto? Per una curiosità di tipo commerciale. E mentre noi parliamo, vediamo che l'inedita formazione di volo sta per raggiungere e completare il 360 di raccordo con ingresso da sud, e quindi alla vostra sinistra. Vi invitiamo quindi a preparare i vostri cannoni digitali, perché non è da tutti i giorni vedere una formazione di questo tipo. Quando arriva? Li vediamo all'orizzonte, chi praticamente ha la vista più arguta li vede invirata in questo momento. Vedete la sagoma dell'Airbus e logicamente in confronto i due punti rappresentanti i due velivoli delle frecce tricolori, che poi avremmo l'opportunità di ammirare.